Ecco mia madre e i miei fratelli. Non c'è nessun privilegio che ci avvantaggi presso gli altri, ma è nel modo con cui mettiamo in pratica la volontà di Dio che dice la nostra vicinanza con Cristo. Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». La famiglia di Gesù è preoccupata. Temono per lui. Pensano di avere dei privilegi. Ritengono di sapere cosa sia giusto o sbagliato. Vorrebbero far fare a Gesù quello che vogliono. Ma non è Cristo a doversi adattare a me. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli». Nel Vangelo non conta da quanto tempo sono cristiano, ma dalla qualità del mio tempo. Non esistono privilegi o cammini che mi rendono superiore. Mai dare la propria fede per scontata. Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Non c'è titolo o incarico che mi possa custodire sotto vetro la fede. La fede va alimentata giorno dopo giorno. Fare la volontà di Dio significa oggi mettersi al servizio, custodire l'amore di Dio, donare quanto si riceve.